Buonasera amici di Feedback Bianconero, benvenuti per questa nuova puntata, cifra tonda, puntata numero 40. Ciao Francesco, innanzitutto. Ciao Domenico, un saluto a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. È sempre Forza Juve. Sempre, allora, è una puntata calda, molto calda, chiaramente oggi non siamo felicissimi del risultato, dell'ultimo risultato della Juventus. Però ho visto anche che in molti stanno ancora interagendo ai nostri post, alle nostre, insomma, stanno commentando con noi questi ultimi risultati, anche la situazione in casa Juve. Innanzitutto, Francesco, come sempre, ti do la parola per l'introduzione. Sì, beh, innanzitutto vi volevamo ringraziare a nome mio, a nome di Domenico, quindi a nome della pagina per il grandissimo seguito che stiamo avendo. C'è stata una crescita esponenziale, soprattutto quotidiana, per quanto riguarda gli iscritti. Stiamo raggiungendo un piccolo grande traguardo che per una pagina giovane come la nostra è molto importante. Detto questo, vi invito come sempre ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook Feedback Bianconero, lì trovate i nostri video, trovate le nostre dirette e trovate i nostri post. Noi cerchiamo sempre di esprimere i nostri pensieri al termine di ogni partita e cerchiamo sempre di informarvi per primi su notizie straordinarie che accadono durante la settimana. Siamo come sempre anche con il nostro canale YouTube, vi invito a iscrivervi anche lì attivando la campanella, vi arriverà la notifica ogni qualvolta c'è un video, ogni qualvolta c'è una diretta. Siamo su Instagram dove pubblichiamo l'MVP della giornata di riferimento e siamo anche su Telegram. Lo stato d'animo questa sera non è dei migliori, innanzitutto per vicende extracalcistiche, ci uniamo al dispiacere per quanto riguarda la morte di Diego Armando Maradona. Al di là di cosa abbia rappresentato come avversario, al di là della maglia che abbia indossato, è stata una grandissima leggenda del calcio, tra i calciatori più forti della storia. E ci uniamo al dispiacere da sportivi. In questo caso non c'entrano le maglie, ma c'entrano semplicemente la stima per un grandissimo calciatore che ha fatto la storia del calcio mondiale. Quindi è stata una grave perdita e noi ci uniamo a questo dispiacere di tutti i suoi tifosi e di tutti i suoi estimatori. Per quanto riguarda le vicende che riguardano il campo, è stata una settimana molto difficile, perché il risultato che è arrivato sabato non è stato un risultato soddisfacente. C'è tanta delusione, tanta rabbia e il Benevento si aggiunge alla lista già composta dall'Hellas Verona e dal Crotone dei punti persi. A questo punto siamo a 6 punti persi in questo campionato. La situazione non è fantastica, ma è una situazione recuperabile. Ancora presto, siamo a novembre. La partita di sabato, che analizzeremo anche con l'aiuto di Domenico e soprattutto con le vostre domande alla quale risponderemo, ci ha dato tanti segnali. Come ha detto Domenico in settimana, il problema principale è che manca un vero e proprio timoniere nel centrocampo di questa Juventus. Ci sono alcuni giocatori che hanno dato segno di ripresa, altri che sono palesemente stanchi e c'è bisogno di farli recuperare un po'. Purtroppo il risultato che è arrivato sabato non è un risultato soddisfacente. Siamo molto arrabbiati. C'è chi ha attaccato Pirlo, c'è chi ha attaccato la squadra e c'è chi ha attaccato la società. Io passo la palla a Domenico, noi siamo apertissimi nell'ascoltare le vostre domande e parlare un po' di quello che è successo sabato. Sì, chiaramente. Allora, ottima introduzione, Francesco, innanzitutto. Chiaramente mando subito in onda il primo argomento. Invito tutti, come sempre, a interagire con noi perché, come avranno notato i nostri amici, abbiamo, credo, risposto alle tantissime domande che sono arrivate, davvero centinaia di commenti e di domande, dobbiamo dirlo. Quindi ringraziamo tutti per le loro interazioni, ma entriamo nel vivo di questa puntata. Facciamo un passo indietro, analizziamo un pochino questa partita, Francesco, Benevento-Juventus. Chiaramente condivideremo l'analisi con chi ci sta seguendo, premettendo che non siamo i portatori della verità, ma andiamo a esprimere una nostra opinione. Ci tengo a fare un'ulteriore premessa, da questa pagina e dalle nostre bocche non ascolterete mai né leggerete delle offese, intendo non critiche costruttive, chiaramente che possono essere fatte, devono essere fatte, ma offese nel senso di attacchi personali a giocatori, dirigenti, all'allenatore della Juve. Noi ci dissociamo perché non li faremo mai, perché siamo chiaramente tifosi e sosteniamo la nostra squadra. Poi chiaramente andiamo ad analizzare le partite. Benevento, Juve, Francesco, io direi un passo indietro netto, un passo indietro anche se il primo tempo non era stato negativo, diciamo, da parte della Juventus. Prendiamo un simbolo del primo tempo, Arthur, secondo me, per esempio, aveva fatto vedere un qualcosa di diverso, aveva cominciato a giocare anche un po' sul lungo, non solo più sul corto. Innanzitutto comincio a salutare anche i nostri amici. Buonasera,
Buonasera a Teresa Polino, vedo che sono in tanti, quindi l'invito come sempre a interagire. Arthur aveva anche palesato, secondo me, delle qualità sul lungo, ero anche sorpreso positivamente, poi purtroppo in un minuto, in quel tentativo di disimpegno, di dribbling fallito, e poi nel controllo sbagliato, non si è capito cosa, non ha rinviato, insomma, sul calcio d'angolo, ha rovinato la sua partita, poi è andato calando, e di fatto quell'episodio è andato a danneggiare, ha danneggiato insomma tutta la partita della Juve che a mio giudizio, le ho letto così insomma il match, la Juventus è stata troppo frettolosa, colpita dal Benevento, non ha avuto la cosiddetta calma dei forti di avere i 50 minuti, perché compresi il recupero erano 50-51 minuti di tempo per riprendere il match e vincerlo tranquillamente. Io ho notato troppa fretta e approssimazione, però do innanzitutto la parola a te per un'analisi proprio di questa partita. Ma la partita col Benevento ci ha messo in faccia, ci ha sbattuto un po' in faccia alcune realtà e alcune verità. Alcune le conoscevamo, altre speravamo di non conoscere, nel senso che questa squadra, quando non ha CR7 in campo, ha difficoltà a creare occasioni e a buttarla dentro. Ci sono state, io ho visto una Juventus che ha presentato dei calciatori con piccola ripresa. Io mi riferisco soprattutto a Dybala. Dybala l'ho visto sicuramente meglio rispetto alle ultime uscite, quindi è un calciatore che piano piano è in fase di rodaggio e che sta cercando di ritrovare il prima possibile la forma migliore. Per quanto riguarda Arthur, basta prendere le nostre recenti dirette, insomma. L'abbiamo sempre detto, se a novembre ancora questo calciatore non è titolare o magari ancora questo calciatore non è il leader del centrocampo, vuol dire che ad oggi abbiamo un piccolo problema che spero venga risolto nell'immediato. L'abbiamo visto dopo l'errore commesso sul rinvio che ha permesso il gol di Letizia, è un calciatore che è andato psicologicamente in down, come si suol dire, e ha avuto difficoltà nel riprendere la partita. Io dico questo, che ci sono tanti calciatori che in questo momento sono imprescindibili, ma c'è bisogno di questi calciatori con un determinato stato di forma. Abbiamo visto Cuadrado che purtroppo è stato tra i peggiori in campo con tantissime imprecisioni, ma da Cuadrado ci sta, è un calciatore che gioca ininterrottamente da 2 anni a 100 all'ora, quindi vuol dire che è un calciatore che ha bisogno comunque di riposare un po'. Abbiamo visto che questa squadra, come ho già detto prima, con l'assenza di Cristiano Ronaldo, al di là di Morata non segna nessuno. Ci sono calciatori che sono subentrati, mi riferisco a Kulusevski e Bernardeschi, che non sono riusciti a dare quella marcia in più, ma per quanto riguarda Kulusevski non posso prenderla. La Juventus è una squadra talmente giovane che mi viene difficile attaccare questi ragazzi così giovani. Poi Pirlo però ha ragione quando parla di Chiesa che giocava nella Fiorentina, Bernardeschi lo stesso, Kulusevski giocava nel Parma. Quando fa questi discorsi, Arthur che era un po' una riserva al Barcellona, quando Pirlo fa questi discorsi, ha ragione, fa capire che c'è bisogno anche di un po' di esperienza all'interno di questa squadra. La Juventus deve ritrovare il prima possibile, più che il gioco, deve ritrovare i risultati. Pirlo ha parlato di 10 finali, la terza finale che abbiamo giocato l'abbiamo fallita. Speriamo di vincere il resto, però in questo momento più che il gioco c'è bisogno di risultati, quindi Pirlo deve essere intelligente magari a cercare meno il gioco e a cercare più semplicità per raggiungere il risultato. Sicuramente. Allora, andiamo a vedere un pochino i messaggi dei nostri amici. Teresa Polino, i veri Juventini sostengono sempre la squadra. Sì, ma noi possiamo solo tifare, possiamo fare delle analisi, ma il tifo è a prescindere, ragazzi, per quanto mi riguarda. Saluto Claudio Roviello, Maurizio Spirito, saluto Claudio Roviello è deluso giustamente, anche noi, ma stiamo proprio Certo. analizzando, cercando di essere lucidi però. Saluto Giuseppe Ragozzino, buonasera ragazzi, i primi 20 minuti sono stati discreti, è vero, se Dybala segna il 2-0, sì. Avremmo vinto tranquillamente. Sì, Dybala lì ha fatto un errore tecnico, ragazzi. Ha calciato anche in modo pulito, secondo me, però purtroppo ha mirato male. Il tiro era pulito, era forte, era teso, ma non ha segnato. È un errore tecnico. Se vogliamo qualificarci Europa League, l'Europa, forse l'Europa, no, Europa League, credo, bisogna chiudere le partite subito con le piccole e avere personalità con le grandi. Al momento non abbiamo nessuna delle due. Io punto allo scudetto, lo dico, e lo so che la posizione ora non è ottimale, ma io punto sempre al campionato. A metà gennaio si comincerà a dire ancora che è tutto scritto, la Juventus vincerà ancora, Lucio Compagnone che saluto, speriamo, purtroppo salto dopo 9 anni, dice Giuseppe, non sarà così, ragazzi per me è presto, non lo so, sono previsioni, non mi sento di farle. Ciao ragazzi, salutiamo Marcone Gerardo e Serena, mia sorella Guaracino. Allora Francesco, tu hai toccato un pochino di argomenti, ancora altri messaggi? Se c'è una certezza, dice giustamente Claudio Rovello, noi siamo la Juve, assolutamente. Vincenzo Fasano che saluto, perché ecco qua, allora rispondiamo un pochino alle domande. Francesco, ci chiede Vincenzo Sì. Fasano,
perché CR7 non era in panchina, non poteva riposare in Champions, visto che ormai non conta più niente sul secondo posto. Vabbè, in pratica lui, giustamente, rimprovera i tre attaccanti in rosa, che è un tasto dolente che abbiamo toccato più volte, quindi non possiamo dire che non sia così. E ancora il discorso di CR7. Lo affronto velocemente con te prima di dare ancora il seguito alle tante domande che stanno arrivando. CR7, ragazzi, era stanco, per quanto mi riguarda, io l'ho visto male anche in Champions, lo so, è sempre determinante anche con la sua presenza, lo so, in Champions ha rimesso in carreggiata la Juventus, però era fisicamente, a mio modesto avviso, stanco, ha giocato anche in nazionale. Abbiamo avuto lo stesso problema l'anno scorso con il Lecce, è vero. Sono consapevole della penuria di attaccanti in rosa, però sono anche consapevole che se la Juve ha bisogno di CR7 per battere, con tutto il rispetto, il Benevento, abbiamo un grosso problema. Ok? Perché giocherà in Champions? Perché la Champions, innanzitutto, credo che economicamente porti anche dei vantaggi alla Juve. Poi hanno deciso per questo turno di riposo, magari poteva rischiare un infortunio, magari non era in forma, hanno deciso così, ha risposto la società. Chiaramente tutti abbiamo visto che la Juve al momento è Ronaldo dipendente, come ha detto Francesco, se non segna Ronaldo, se non segna Morata, mi viene in mente il gol di Rabiot, ha fatto un gol, Kulusevski un paio, c'è un altro giocatore, ora mi sfugge, che ha segnato, se non sbaglio, Bonucci, ma ora non ricordo, Bonucci, Bonucci. ok. E quindi abbiamo segnato solo con cinque marcatori diversi, e questo è il vero problema della Juventus. Quindi, Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa su questa assenza di CR7. Ma io penso che ci sia una duplice visione. Da una parte c'è, come hai detto tu, appoggio il discorso che comunque ci sia l'intenzione di farlo riposare in campionato e farlo giocare la Champions per motivi interni anche societari. Dall'altra parte penso sia stata anche una mossa di Pirlo per cercare anche un po' di responsabilizzare la squadra e non è stata una mossa del tutto sbagliata, perché questa mossa ci ha fatto capire quanto siamo dipendenti da Ronaldo e quanto siamo in difficoltà senza Ronaldo, perché poi non si tratta di gioco, ma si tratta di buttarla dentro e di calciatori che hanno una certa risonanza all'interno della squadra e riescono a gestire anche dei momenti. Io penso che questo tentativo di responsabilizzare la squadra sia ovviamente fallito, perché la Juventus non è riuscita a vincere contro il Benevento. E questo, ahimè, è un aspetto molto grave. Assolutamente, vediamo Maurizio Spirito. Io vedo che un limite può essere quello di un palleggio sterile, affondando poche volte. Questa è un'eredità dell'anno scorso, che però un po' Assolutamente, è sì. cambiata la situazione, anche se non del tutto. Nel secondo tempo con il Benevento ho sofferto, perché ho visto poche palle in area di rigore, almeno nel finale il fraseggio sterile al centrocampo è una sofferenza, l'ultimo quarto d'ora doveva essere un assedio. È vero, nel senso che io ho visto la squadra. Allora, ragazzi, se avete notato, in molte nostre avversarie negli anni passati non avevano chi prendeva in mano la situazione. È un po' il problema che abbiamo noi quest'anno, perché, come ha detto Francesco in introduzione, Arthur, almeno io così, magari sbaglio, ma io credo che nell'idea della società Arthur dovesse essere, o comunque dovrebbe essere, il faro del centrocampo, il perno un po' del nostro gioco. Poi abbiamo Bonucci dietro, lo sappiamo che sa impostare, lo stesso De Ligt può guidare anche un po' la difesa, la squadra lo fa con personalità, ma Arthur doveva essere il perno. Al momento gira e non gira, quindi chiaramente non abbiamo tantissimi uomini che possano appunto prendere in mano la squadra in un momento difficile. Da qui il richiamo di Francesco alla giovane età, perché è chiaro che dei giocatori giovani, se sono tutti fenomeni, tutti d'élite per intenderci, sono dei Messi, non c'è problema, ma se sono buoni giocatori che hanno delle potenzialità ancora inespresse o da esprimere, come Kulusevski, che per esempio ha fatto ottime partite, pensate all'ingresso con il Verona, Sì. impalpabili con il Benevento, e anche con altri ingressi sono stati negativi, perché sono altalenanti, sono discontinui. È questo un problema che possiamo avere. Aggiungo io, probabilmente, Francesco, siamo stati anche un po', non voglio dire sfortunati, ma non ci gira tutto per il verso giusto, perché a parte il discorso dei pali, o che possono essere anche un errore tecnico il palo, però anche con il cosiddetto VAR, e una volta il fuorigioco, io ho visto anche dei rigori non dati su Dybala, su De Ligt, non l'avevo notato in diretta, me l'hanno fatto notare. Non è una scusa, ok? La Juve deve No, vincere lo certo. stesso, cioè questo deve essere scritto a caratteri cubi, tali e chiaro. Però è anche vero che poi io guardo altre partite e vedo alcuni rigori dati, a noi no, e quindi dico, un pizzico anche di sfortuna, diciamo così, cioè, però non è una scusa, perché siamo la Juve, abbiamo sempre vinto così, lo ridico, abbiamo sempre vinto, nonostante delle situazioni magari non sempre favorevoli. Però chiaramente, insomma, se vedete, la Juve ha anche la miglior difesa del campionato, 7 gol per me sono comunque tanti, però siamo anche un po', oddio, questi gol pesano, siamo stati anche un pochino sfortunati nei singoli episodi. Non vuol dire nulla, però a me oggettivamente sembra così.
Francesco, ti Ma io giuro, volevo. No, durante io questa volevo. osservazione. Ah, bene, sì. No, Vai. io volevo innanzitutto soffermarmi 2 secondi sulla prima parte del tuo discorso, nel senso che sono d'accordissimo e ci tengo a precisare una cosa che volevo precisare anche agli altri. Noi dobbiamo cercare di analizzare la partita in modo preciso, nel senso che la Juventus ha comunque avuto delle occasioni da gol, nel senso la prima occasione da gol creata da Dybala è un'occasione clamorosa, quindi questo vuol dire che ci sono stati comunque degli errori di precisione, ma molti altri errori sono arrivati per quanto riguarda le scelte. Io ricordo un paio di azioni, noi abbiamo avuto tantissime potenziali azioni da gol dove c'è dove è mancato l'ultimo passaggio. Ricordo ad esempio Ramsey che molte volte, 2 o 3 volte è arrivato quasi sul fondo e non è riuscito a far filtrare il pallone. Quelle sono potenziali occasioni da gol. Tante verticalizzazioni mancate, tanti cross sbagliati, tanti passaggi sbagliati e tanti appoggi. Quelle sono tutte occasioni che potrebbero portare la Juventus a segnare più gol. In questo momento ci manca anche il calciatore che riesca a fare la giocata vincente, un po' quella che ha fatto Morata su CR7 contro il Ferencváros. Insomma, parliamo comunque di calciatori che non riescono a fare l'ultimo passaggio, il passaggio decisivo, insomma. Quindi ci sono situazioni anche come queste. Io voglio chiarire il mio concetto e volevo riallacciarmi anche al discorso di Antonio Adiletta, che dice di giocare un centrocampo a Sì, tre. lo In mandiamo in questo onda, ecco momento qua. la mia idea è qui, ecco qua, questo è il messaggio. La mia idea è questa: la Juventus in questo momento deve giocare con il 4-3-3 con tre centrocampisti. Allora ci sono due soluzioni: con Arthur davanti alla difesa, Rabiot in questo momento è imprescindibile, e poi ci sono due scelte che si possono fare, o si gioca, anzi, tre scelte: o si gioca con Ramsey e quindi si predilige leggermente di più la tecnica. O si gioca con Bentancur, parliamo sempre di mezzala, anche se in questo momento non è in forma, ma questo calciatore lo dobbiamo recuperare. Per recuperarlo deve giocare. Oppure si gioca in modo molto semplice: si mette McKennie, che è un calciatore, tra virgolette, uno scudiero, un calciatore che va a contrastare. Si gioca molto più semplice e si mettono tre attaccanti, magari con Dybala largo a destra. Questa è la mia idea in questo Sì, un momento. canonico 4-3-3. Premesso Sì. questo, Francesco, anche io penso rafforzare il centrocampo, anche se Pirlo ci ha detto, io vedo dei centrocampisti più dei mediani a due, eccetera. Però io voglio ribadire un concetto, mia personale opinione è chiaro. Comunque, ragazzi, i numeri, questo lo diceva anche Moggi, per esempio, mi sono confrontato a volte di persona, si contano, possono agevolare determinate situazioni, però alla fine la qualità dei giocatori, che i giocatori vanno anche i grandi giocatori si cercano e trovano la posizione in campo. Quindi se vi aspettate, io riprendo il discorso di Rabiot, che sai Francesco, l'abbiamo fatto spesso, che è salito tantissimo di livello, io cosa vi ho sempre detto? Non sarà mai tra i primi d'Europa, può essere anche ottimo, però per far bella figura deve avere anche uno più forte tecnicamente vicino. Avete visto che nel momento in cui bisogna decidere, come dicevi tu, con il passaggio filtrante, con il passaggio de decisivo, che probabilmente ha più Arthur nelle sue corde, teoricamente potrebbe averlo anche Ramsey, anche se è stato impreciso, lo ha Dybala, se questi giocatori vengono meno, non abbiamo un numero di giocatori qualitativamente così bravi da determinare, ma quindi quando manca un pochino di qualità, e a centrocampo non lo scopriamo oggi, manca da quando insomma è andato via Pogba, giusto per intenderci, il campionissimo, noi pecchiamo, cioè, quindi possiamo ovviare parzialmente anche con delle soluzioni numeriche, tattiche, come quella che ha evidenziato Francesco, però secondo me il problema di base resterà, perché la qualità, a meno che Arthur non sale di Sì. livello, Bentancur non fa quell'ascesa che noi ci aspettavamo l'anno scorso, il problema rimarrà, perché il centrocampo della Juve balla tra l'essere sufficiente e discreto, può avere dei picchi di, diciamo, dove arriva al 7,5-8 in un picco, però di più oltre non andrà. Ve lo dico, con questi giocatori oltre non andrà. Poi magari Arthur si rivela un campionissimo, al momento ancora non è esploso. Recuperiamo un po' di messaggi, anche i nostri amici dicono che c'era il rigore. Dice Gerardo: abbiamo tanti giorni, quello che vedo è la mancanza di cattiveria agonistica. Pirlo deve svestire gli abiti di tranquillità. Come pure i senatori, ricordate il secondo anno di Allegri, a un certo punto Buffon ricordò ai nuovi cosa significasse la maglia della Juve, Crotone, Verona e Benevento, non si possono perdere punti con queste squadre. Però io in realtà non sono d'accordo, perché vi dirò, stranamente non sono d'accordo, perché io vi dirò, Francesco, non so se hai avuto la mia stessa impressione, i ragazzi secondo me si impegnano, cioè non è la Juve di fine anno scorso dove era proprio priva di identità, svogliata, sembrava non fosse, che non scendesse in campo. Io Sì. vedo più che altro delle carenze
proprio a livello sia tecnico, sia proprio di cosa si deve fare nei momenti difficili, anche di esperienza, di essere freddi nei momenti cruciali della partita. Non vedo mancanza, perché alla fine io vedevo Danilo, sai, De Ligt, si agitavano, cercavano di fare qualcosa. Il problema è che siamo stati più confusionari. Non ho visto una mancanza di impegno. Magari è vero, c'è stata una mancanza di cattiveria in determinate partite come il Ferencvaros, nell'approccio, perché mentalmente siamo stati morbidi. Per esempio, non siamo stati morbidi con il Cagliari. Ma io spero, sarò molto veloce su questo, anche perché ci sono tanti messaggi, adesso li Vado, recuperiamo. Spero che il mio pensiero sia sbagliato, però comincio a pensare una cosa, che questi ragazzi possono impegnarsi quanto vogliono, però ho paura che se non c'è veramente il timoniere a centrocampo, l'uomo che si prenda determinate responsabilità, indifferentemente dall'età, indipendentemente dall'età, può essere giovane, può avere più di 30 anni, questo non c'entra nulla, però se non c'è il timoniere, soprattutto a centrocampo, questi ragazzi possono impegnarsi tanto, però bisogna cercare di trovare una soluzione in questo momento. Se non c'è il timoniere, possono sforzarsi quando vogliono, ma le difficoltà comunque restano. sì, Penso bisogna anche perché, intervenire. come diciamo, cioè Locatelli sarebbe oro, giusto? Perché secondo me bisogna intervenire sul Assolutamente. mercato, lo dico, ragazzi, fino Sì. al mercato avremo comunque dei problemi. Questa è la mia opinione. Quadrado, rispondo a Gerardo, ragazzi, Quadrado, come ha detto Francesco, ha giocato tanto, io non lo criticherò mai, perché è un giocatore che Certo. comunque è vero, non ha giocato bene, non è però non mi sento proprio di criticarlo. Domenico Bruno, che saluto, cosa ci dice? Non siamo bravi neanche nei contrasti. In effetti, lui richiama McKennie. McKennie è il giocatore più idoneo e più portato al recupero palla, è vero, tra i mediani. Lucio Compagnone, credo fermamente che a gennaio sarà un'altra storia. Lo speriamo, anche perché potrebbe amalgamarsi meglio la Juve, ma adesso ci arriviamo. Salutiamo Stefano De Filippo. Il livello medio del centrocampo è mediocre, riprendo un po' il nostro discorso. Massimo Colamarino, per me Kulusevski è la chiave tattica di questa squadra, che deve fare da mezzala e da trequartista. Un po', Francesco, riprende il tuo discorso Sì. di mezzala, insomma, di Kulusevski, ragione per cui Dybala e Morata sono l'unico, sono l'uno alternativo all'altro e non possono giocare a tre con Ronaldo. Dunque, giusto per recuperare questo messaggio, io ho sempre detto, ma l'abbiamo detto, ragazzi, se non sono al top non possono giocare. Il problema è un equivoco tattico. Dybala, Ronaldo e Morata, a meno che in un 4-3, come ha palesato Francesco, con tutti diciamo, gli adattamenti e accorgimenti del caso, è difficile che siano compatibili. Però adesso Dybala giocherà perché Morata è stato espulso. Apre e chiudo parentesi, per me dire era un rigore imbarazzante non è un'offesa, ok? Non è un'offesa e penso anche di avere la competenza da legale per poterlo dire. Non è un'offesa, perché il rigore imbarazzante, non ha detto all'arbitro sei imbarazzante. Non so, io questa espulsione, sinceramente, se fossi stato nell'arbitro, io avrei continuato a camminare e non avrei mai espulso un giocatore per una cosa del genere. Poi per me il rigore su Morata non c'era neanche, quindi anche sbagliato Morata. Però voglio dire, non mi sembra un'offesa. Salutiamo innanzitutto Tony Conte, salutiamo Fabrizio Cecere, vi invitiamo sempre a intervenire. Salvatore Chiavetta, che saluto. Abbiamo anche vari nuovi new entry, Bene, Francesco. bene, molto Ragazzi, bene. poi alla fine siamo la miglior difesa, l'abbiamo detto, qualificati in Champions. Bravo, questo è vero, il girone non era insormontabile, però siamo qualificati con 2 giornate d'anticipo. Ci vuole più cattiveria, questa cattiveria la deve dare l'allenatore, sicuramente anche l'allenatore. Una domanda: che ne pensate di Dybala per Kanté? Ciao Salvo da Palermo, ciao Salvo, ti ringraziamo per il tuo intervento. Allora Francesco, ti giro a te la domanda. Lui dice Dybala per Kanté, quindi vuole un mediano, diciamo, di corsa, di rottura, che poi Kanté è anche bravo tecnicamente, per quello che deve fare, anche bravo tecnicamente, secondo me. Ma apriamo un pochino questo capitolo. Capitolo Dybala, una tua impressione e una tua sensazione su questo giocatore. Ma allora, innanzitutto noi dobbiamo crescere, se no commettiamo lo stesso errore che perdiamo Pogba per prenderne un altro. Noi dobbiamo crescere, dobbiamo creare le basi. Dybala è un calciatore a cui va dato tempo perché in questo momento non è in forma, ci può stare. L'anno scorso è stato decisivo per la vittoria del campionato, è un grandissimo calciatore. Non parliamo di un fenomeno, ma parliamo di un calciatore che nella Juventus sta benissimo e che quando sta bene può giocare titolare. Io penso che a Dybala vada dato tempo, non vada valutato in questo momento, perché in questo momento è un calciatore che andrebbe scambiato con chiunque, però noi dobbiamo capire che comunque ci sono dei calciatori a cui va dato tempo. Io di Dybala, nonostante queste cattive prestazioni, io non ne faccio a meno di Dybala. Per me resta comunque un grandissimo calciatore su cui la Juventus deve assolutamente puntare. Io sposo il tuo pensiero, ho fatto anche un post mio personale oggi, ragazzi. Dybala è stato il giocatore, miglior giocatore della Serie A non nominato da noi. Per me non è un fuoriclasse, perché gli manca quella personalità, quel fare la differenza nelle partite che scottano, ma non tanto in campionato, ma più in Champions League. Però è un grande campione, per me è un grande campione, tecnicamente non si discute. Dybala deve giocare e deve essere utile alla Juventus, ma stiamo scherzando? Anzi, io lo dico oggi,
Lo dico oggi, poi vediamo se indovino Francesco, anche se in genere io non scommetto, però io dico che Dybala tornerà al gol nel derby probabilmente. Non segna dal derby, io dico che nel derby se gioca, anche giocherà perché Morata è squalificato, credo che giochi Dybala, io spero e voglio dire che Dybala segnerà già nel derby, perché io punto su questo ragazzo, l'ho visto molto meglio fisicamente con il Benevento, chiaramente ancora indietro, ma rispetto alle precedenti apparizioni l'ho visto in ripresa, secondo me tempo 2 settimane perché ancora un paio di settimane gli servono, la gamba girerà a dovere e Dybala tornerà a fare la differenza. Questo è il mio auspicio e comunque sosterrò sempre Dybala. Chiaramente, se poi per un mese, 2 mesi è svogliato per un fatto di atteggiamento mentale, cambio Certo. idea e lo dico, però adesso io l'ho visto in difficoltà fisica, quindi lo sostengo. Allora, recuperiamo un pochino di domande. Allora, Claudio Roviello mi fa la battuta su Locatelli, però Claudio, guarda che Locatelli, come siamo messi oggi, secondo me è un regista che non va sottovalutato. Io l'avevo anche sottovalutato io prima. Per primo in estate, Francesco, però secondo me tra i prendibili insomma ci starebbe bene. Saluto Salvatore Drago, che è anche un collega. Stefano De Filippo, Arthur è stato preso solo per la plusvalenza. Meglio 3-5-2, dice lui, con interni Rabiot, Mekhin e centrale Bentancur. Quindi vede Bentancur regista. Benevento, sì, è stata una brutta partita. Secondo Salvatore Drago, allora ora prendiamo spunto da questo suo messaggio. Lui non reputa Pirlo all'altezza per aprire questo capitolo. Dybala deve stare in panchina, sono in forma. Eh beh, sicuramente, ma adesso deve giocare. Mandiamo poi non dei messaggi, Francesco, poi recuperiamo gli argomenti e poi faremo un attimo una pausa per un altro, insomma, capitolo. Dybala deve fare. Non ho, ah, lui, ah, il trequartista, lui che può giocare tra le linee, secondo me è un attaccante. Reintegrare Khedira, sistemare il centrocampo. Khedira penso che sia un problema con la società, penso, non lo so. Però la vedo dura. Dybala avrà le altre possibilità? Sì, sicuramente, vista la squalifica di Morata. Salutiamo Mario, Alice e Angelica. Fabrizio Cecere, il problema da qualche stagione è la cattiveria, la classica garra. No, ma non, guarda, non penso, Fabrizio, quello. Quest'anno Per non lo carità, penso, quest'anno non lo veniamo da penso. 9 anni di successi, è vero, ci può stare, è fisiologico, per carità, è un'osservazione giusta, però spero di no. Dybala è un problema contrattuale, al momento c'è questa insomma, questione in sospeso, però spero che non sia un problema. Abbiamo il centrocampo lento, dice Luigi Longobardo, però attenzione che con Rabiot ha recuperato un po' il passo, Mekhini non è lento, Bentancur non è lento, attenzione, andiamo ancora a recuperare, con Dybala in campo perdiamo uno in area, purtroppo arretra troppo, infatti non deve arretrare, questo è Sì, il suo ruolo, ti rispondo io, Vincenzo, è attaccante, seconda punta per me, non c'è discussione. Vabbè, no, non mi piacciono però le offese non le faremo mai, ragazzi. Non può prendere 15 minuti adesso, no. Bentancur deve stare un po' in panchina e purtroppo sta fuori forma. Allora, come lo Francesco, recuperi se stai in panchina? questo è il problema. Allora, visto che ci hanno dato tanti spunti, allora ne approfitto, ragazzi. La critica sì, però le offese non le troverete, ma anzi, ne approfitto, visto che il nostro post ha avuto tantissime interazioni. Quando ho detto attaccare, e adesso mettiamo anche l'argomento, Pirlo sotto attacco, il tifo è diviso, attaccare Pirlo intendo offendere. Io ho letto cose offensive, bambino, maestrino, bambino delle elementari, ma stiamo scherzando. Cioè Pirlo innanzitutto merita rispetto a prescindere come uomo, ok? Io non ho offeso, anzi non offenderemo mai nessuno, neanche se un giocatore gioca male, malissimo, non lo offenderemo mai, potremo criticarlo ma offenderlo mai. Ma io ho sempre sostenuto ogni giocatore allenatore della Juve. Ho sostenuto Sarri l'anno scorso che, se permettete, non si presentava con un pedigree bianconero, viste anche i precedenti verso i tifosi bianconeri, ricorderete anche tutti un certo episodio, ok? L'abbiamo sostenuto perché era allenatore della Juve. Poi abbiamo fatto delle critiche a fine stagione, secondo me legittime e condivise dalla società. Figuriamoci se non sostengo Pirlo, e Francesco dirà anche lui la sua, che è stato scelto dalla società. Doveva fare un percorso nell'Under 23, quindi la società, quando voi dite, leggo spesso Pirlo è inesperto, Pirlo non ha mai allenato, ragazzi, ma secondo voi, noi siamo intelligenti e la società è sciocca? Non lo sanno dei dirigenti di quel livello, sono dirigenti che vengono da 9 anni consecutivi di scudetti, non l'ha mai fatto nessuno, lo sanno, niente per stesso, lo ha detto, lo sappiamo che è un rischio. Ci hanno puntato per vari motivi. In quel momento hanno deciso di puntare su Pirlo perché con Sarri non si poteva andare avanti. Adesso chi vuole, cioè chi deve venire alla Juventus? Dobbiamo adesso quale dovete fare il nome dell'allenatore? Buttiamo a casaccio. Pirlo ha bisogno di tempo, l'abbiamo sempre detto, io e Francesco recuperate le dirette. La Juve non è favorita perché l'abbiamo spiegato, squadra da amalgamare, mini rivoluzione, allenatore giovane esperto. Quindi gli errori che ci sono, per carità, ci possono essere, non siamo sorpresi. È chiaro che non ci aspettiamo una catastrofe, questo è chiaro, altrimenti poi la società interviene, però degli errori e un rendimento comunque,
inizialmente da Diesel, noi l'avevamo pronosticato, cioè, cioè io non sono sorpreso. Francesco, aiutami anche un pochino a esternare meglio questo concetto, dai. Assolutamente, Andrea Pirlo è arrivato come allenatore dell'Under 23 nel giro di una settimana, senza avere nemmeno il patentino, gli è stata affidata la panchina della squadra più importante e più vincente d'Italia. Cosa doveva fare Pirlo? Se no, chi è che avrebbe cosa doveva rifiutare? Allora, è qualcosa di assurdo. Gli è stato creato uno staff di fretta e furia, è stato richiamato Tudor dalla Dinamo Zagabria, Baronio senza alcuna esperienza dalla Juniores del Napoli. Non ha avuto la possibilità di fare nemmeno un amichevole a parte il Novara. Di solito in 2 mesi di ritiro, un mese e mezzo, si parte da squadre un po' più abbordabili con squadre un po' più importanti. Ecco qui che c'è l'importanza delle tournée in cui si possono testare degli schemi e delle idee tattiche con squadre un po' più importanti. Questo Pirlo non l'ha fatto. Pirlo ha fatto i propri esperimenti nelle partite contro la Roma perché solo lì le poteva fare. Ha avuto il coraggio, nonostante non avesse fatto esperimenti, di lanciare Frabotta, di lanciare Portanova, di cambiare modulo dal 3-5-2, passato al 4-4-2, poi 4-3-1-2. È un allenatore che non ha avuto nemmeno il tempo materiale per cercare di fare alcuni test e per cercare di sbagliare. Quindi su di lui c'è la spada di Damocle che allena la Juventus e quindi è costretto, tra virgolette, a portare i risultati e a vincere, ma allo stesso tempo di cercare di far giocare bene la squadra. Io penso che Pirlo stia facendo delle cose importanti, Pirlo deve migliorare. I risultati, anche per sfortuna, non stanno arrivando. Però, signori, criticare e attaccare Pirlo a novembre per me sembra assurdo. A me sembra assurdo. Noi Pirlo non lo criticheremo nemmeno e non lo attaccheremo nemmeno a maggio se le cose dovessero andare male, perché non ha scelto Pirlo di allenare la Juventus. Lo sapevamo benissimo che non aveva l'esperienza adatta, ma questo non vuol dire che un allenatore, perché non ha esperienza, debba fallire per forza. Bisogna avere pazienza e ricordiamo che questo è un aspetto molto importante. Pirlo ha avuto la squadra mai al completo, Chiellini sempre infortunato, Ronaldo 2 settimane col Covid ha saltato la partita col Benevento, De Ligt è rientrato a novembre, quindi Arthur è un calciatore che non conosceva il calcio italiano, McKennie è un ragazzo giovane, gli è stata data una squadra piena di giovani che deve ricostruire e deve, tra virgolette, anche rifondare, senza l'aiuto di nessuno. Ma cosa pretendete da Pirlo? Cosa deve fare? Cosa vi aspettavate? Che arrivavamo e stavamo a più 10 sul Milan? È qualcosa di impensabile. Bisogna dare il tempo a questo allenatore di lavorare. Allora, Francesco, riprenderemo l'argomento perché ci sono ancora tantissime domande che devo mandare in onda. Chiudo davvero momentaneamente questo capitolo dicendo Pirlo comunque ha lanciato un Frabotta, secondo me comunque ci può stare in rosa, tranquillamente, e soprattutto ha riscoperto Danilo. Se non capiva niente, non, è l'unico allenatore che forse è quello che ha valorizzato più di tutti Danilo, che tutti quanti criticavano. Poi questo è l'anno peggiore per debuttare da allenatore su una panchina così pesante come quella della Juve, dove hai l'obbligo di vincere, dove non prendi una squadra di campioni, ma una squadra, sì, ci sono i campioni chiaramente, ma è stata in parte rivoluzionata e soprattutto non è una squadra collaudata, per capirci, non è Capello che si siede sulla panchina del Milan dopo Sacchi, ok? Forse così ho fatto un paragone dove ho reso l'idea, però vogliamo davvero, ragazzi, è stato, Francesco in introduzione ha detto, è stata una settimana particolare perché è venuto meno Diego Armando Maradona, che è stato uno dei giocatori più grandi della storia del calcio. Abbiamo fatto una pillola seguitissima, vi ringraziamo, dove abbiamo comunque, diciamo, onorato giustamente il ricordo di questo grandissimo campione che per noi, i grandi giocatori, per noi amanti del calcio e dello sport, non hanno colori. Lo so, qualcuno ha detto a parti invertite con la Juve non fanno lo stesso, a noi non interessa, ragazzi, noi dobbiamo mantenere il nostro stile a prescindere da quello che dicono e da quello che fanno gli altri, non ci interessa, noi siamo così, siamo fatti così, abbiamo questo stile e lo facciamo perché ci sentiamo di farlo. Quindi io adesso vorrei un attimino, davvero un minuto, speriamo di regalarvi comunque un minuto piacevole, ricordare insomma questo grandissimo, davvero fuori classe, direi leggenda più che fuori classe. C'è Diego, no? C'è tu mo, c'è tu ormai si chiude il giocante un campo più importante. Io ti voglio ricordare con una frase, no? Che riceve sempre l'El. Cioè, chi parte sa da che cosa fugge, però non sa che cosa cerca, no? Però tu, quando sei arrivato a Napoli, ci hai trovato tutte cose. Ciao, Diego. Ecco qui, è il nostro grandissimo Vincenzo, puoi accendere la telecamera adesso? Il nostro grandissimo Grazie. Vincenzo
Vincenzo Di Caterino, Ciao che come ragazzi! avrete, ciao Vincenzo, come avrete intuito, ha fatto un doppio ricordo, ha ricordato non solo il Diego Armando Maradona, ma anche il grandissimo, l'infinito, mi sento di dire, Troisi, Vincenzo. Eh sì, ragazzi, che dire, due personalità straordinarie, due leggende, l'una nel mondo del calcio, l'altra nel mondo dello spettacolo, quindi credo veramente che siano inarrivabili. Quindi è un piccolo ricordo a due straordinarie personalità. Quindi mi Sì, sembrava Vincenzo. doveroso un piccolo ricordo. Sì, Vincenzo, complimenti innanzitutto. Ho mandato in onda anche quella che è stata la nostra locandina. Ce lo dico perché comunque siamo sportivi e penso che l'abbiamo fatta anche in un modo delicato, soft, originale, grazie anche alla tua bravura. E io sinceramente mi sono anche emozionato perché sei davvero bravo in questa, diciamo, imitazione di Troisi, Vero, che vero. non penso abbia bisogno di presentazioni. Vero. Lui è un po', credo, la figura di riferimento di tutti noi. Troisi aveva un modo di Sì. leggere la vita straordinario, unico nella sua semplicità e nei suoi modi, poi che credo siano veramente la più bella chiave di lettura per vivere il quotidiano. Veramente impariamo tanto da lui. Vero, vero. Assolutamente. Bene, ragazzi, chiudiamo questa parentesi, ma non perché abbiamo dato molto spazio già sui social, su Facebook, trovate su YouTube una pillola. Io ho descritto un pochino anche sia la parte umana, per così dire, diciamo, ci siamo soffermati soprattutto più che sulla parte umana, diciamo sul lato calcistico di Maradona, perché da amanti dello sport ci sembrava doveroso. Vedo che, ecco, stanno arrivando anche vari messaggi. Saluto Michele Di Rauso, li recuperiamo tutti, vi risponderemo. Quindi chiudiamo questa parentesi. È stata comunque una settimana di dolore per lo sport, perché i grandi campioni che hanno scritto la storia per me resteranno immortali, però da sportivi noi riconosciamo anche la bravura degli avversari, come ha fatto la Juventus con il suo tweet, scusate, emblematico di quella punizione famosa di Maradona. Noi, Francesco, se ricordi, ne abbiamo anche parlato con Tacconi Come quando è no? stato nostro ospite. Insomma, rimarrà nella storia anche Tacconi, a parte per le sue grandi prestazioni da atleta, ma anche per quella punizione. Vincenzo, prima di salutarci, però, io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento, sei sempre eccezionale, davvero. Io ti vorrei davvero girare un pochino questo malumore del tifo bianconero sui risultati della Juve e anche su Andrea Pirlo. Una tua opinione davvero veloce, dai, prima di salutarci. Ma ragazzi, io mi allineo un pochettino sui discorsi che avete fatto voi prima e un po' anche su quelli che i nostri amici facevano nei vari commenti. Bisogna stare un attimino calmi, no? Come ci diceva anche il buon Max Allegri, calma, calma. Quindi non bisogna lasciarsi prendere un po' ovviamente dal dispiacere, dal momento. La partita di Benevento è sicuramente un passo indietro, come è stato giustamente detto all'inizio e anche nel corso dei minuti precedenti, però ci sono comunque degli aspetti che ci devono dare vigore, nel senso che la squadra è una squadra. Io sono allineato con quella che dice Francesco, che dici anche tu, Domenico. È una squadra viva. Io non vedo una squadra spenta come nella passata stagione, ma una squadra comunque fatta di ragazzi, di giovani che quindi anche in un momento di difficoltà, e forse Arthur nell'emblema, possono avere una. Ecco, un timore eccessivo che li porta poi ad andare in down, come diceva Francesco, e quindi a non riprendere più in mano la partita. Però bisogna lasciarli crescere, bisogna lasciarli anche sbagliare e bisogna dare fiducia alla società, perché sono 9 anni che veramente ci sta regalando successi e vittorie. Sicuramente, come dicevi tu prima, è stato un rischio calcolato, perché è impensabile poter solo dire che nessuno sapeva che Pirlo era la prima esperienza. Quindi prima di noi la società è al corrente di questa sua esperienza da neofita. Quindi bisogna dare fiducia all'allenatore, bisogna dare fiducia a tutto l'ambiente, non lasciarsi travolgere, ecco, dalla classifica, che in questo momento magari non è sicuramente positiva per noi. Però, come diceva prima Francesco, ci sono ancora altre 7 finali. Concentriamoci su queste 7 finali. Ormai le prime tre sono andate, nel bene e nel male sono andate. Quindi ora testa al lavoro e pedalare, come diceva sempre Max. Perfetto. Vincenzo, grazie, grazie. Grazie a Grazie voi, davvero ragazzi. per il tuo Buona intervento. serata. Poi ci vediamo presto. Ciao Vincenzo, grazie ancora. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. Vince. Allora, ancora grazie a Vincenzo, ci ha regalato anche un'emozione davvero Sì. forte. Io vedo ancora tantissimi messaggi. Cerchiamo un pochino di recuperarli velocemente. Mi hanno anche rimproverato che non ho risposto a qualcuno. Andiamo a recuperare tutti i messaggi. Allora, vediamo un pochino. Saliamo, saliamo. Ecco qui.
Chiesa non era da prendere per Luigi Longobardi. Io l'ho detto, forse è stato pagato tanto anche se c'è il prestito, eccetera, eccetera. Vediamo. Io già mi sono espresso su Chiesa, Francesco, non so. Ne abbiamo parlato, sì. Sì, Fabrizio Di Fabio dice: Tudor e Baronio non mi sembrano preparati per affiancare Pirlo. No, guarda che invece Tudor ha una certa esperienza. Su Tudor e Baronio, Francesco? Ma Tudor, io penso che abbia una grandissima personalità proprio sotto il punto di vista anche folcloristico, è uno che urla parecchio e questi tipi di coach servono anche. Per quanto riguarda Baronio, è molto bravo nel lavoro con i giovani, ma lo conosciamo tutti un po' poco. So che ha fatto comunque cose positive con la Unione Stellana. Allora, Toni Conte mi diceva, giustamente, non ho letto la sua domanda, non ce l'ha con Pirlo, ce l'ha con la dirigenza, con Agnelli e Paratici, non abbiamo, allora, non abbiamo Haaland, però Haaland, ragazzi, abbiamo De Ligt, come dire, non possiamo comprare tutti. In quel momento Haaland non veniva neanche alla Juve perché non aveva la certezza del posto da titolare. Purtroppo è così, e poi magari in Ma futuro, io voglio dire non una cosa so. molto veloce, voglio Vai. dire questo, ma sarò giusto 2 secondi. Allora, quelli che dicono che ce l'hanno con la società, per carità, poi ognuno ha il proprio pensiero, ci mancherebbe. Però in quella settimana in cui venne esonerato Sarri, la società chi doveva prendere? Cioè, io voglio sapere, magari, non so, fatemi un nome così consigliati. Io ricordo che c'erano Pochettino che per svincolarsi voleva 13 milioni, c'era Mancini e c'era Spalletti, poi con Simone Inzaghi bisognava andare a fare la trattativa con Lotito. Io penso che tutta questa scelta così sbagliata non sia stata fatta, quindi io non ce l'ho con una società che mi fa vincere da 9 anni, onestamente. Io Simone Inzaghi è un bravo allenatore, ma non mi convince. Vi dico, vogliamo parlare di un giovane, De Zerbi, però attenzione, vi ricordate di Francesco con il Sassuolo o Paolo Sosa con la Fiorentina? Sono realtà diverse. De Zerbi ha avuto molto più tempo per insomma, dare la sua impronta a una squadra come il Sassuolo che non lotta per il vertice. Alla Juventus avete visto come fai due o tre pareggi, vieni praticamente messo in croce. È così. Cioè, non è così semplice, attenzione, soprattutto quando abbiamo visto la mancanza di Ronaldo, non è una scusa, purtroppo in questo momento è determinante. E mi viene da ridere perché Francesco, molti tifosi ancora oggi vorrebbero cedere Ronaldo e lo criticavano in estate, ma che Dio ce lo preservi, ragazzi. Dice Salvatore Chiavetta, come eravamo come società, come squadra in Italia, avanti a tutte, adesso 3-4 squadre in 2 anni ci hanno superati. No, non ci hanno superato ancora, dai, siamo ancora i No. campioni in carica, vediamo, cerchiamo di non farci superare. Deve fare delle scelte, giustamente. Salutiamo Michele Di Raso, Domenico. No, infatti, augurare la morte. Questo, perciò, io ho fatto quel post. Non si attacca. Augurare la morte, ragazzi, non lo voglio proprio leggere dai tifosi della Juve. Ma non scherziamo. Ma anche se Pirlo dovesse perdere 10 partite, al massimo dire, ragazzi, forse è inesperto, deve fare esperienza. Ricordate Inzaghi, Gattuso all'inizio? Li ricordate o non ricordate? Potrei dire questo, ma non parlerò mai male umanamente di un professionista, ma di nessuna persona. Cioè, su questa pagina non troverete mai nulla del genere, né ascolterete mai nulla del genere, quindi potete andare magari su altri canali dove c'è gente, Francesco, che urla, non so, va a imprecare, ok, qui mai. I conti faremo alla fine, io sono ottimista, benissimo. Mario Palmirani, Pirlo ha dei demeriti in quello che sta accadendo, anche se la rosa ha dei limiti, centrocampo non all'altezza, con problemi di qualità. Terzini che mancano perché giochiamo con gli esterni fondamentalmente, centrali difesa che mancano, mancano il quinto, diciamo, più che mancano i centrali secondo me. Un attaccante puro, santo, c'è cioè Morata, diciamo, manca la riserva, sì, è vero. La società fa bene a proteggerlo sicuramente. Speriamo che il campo darà ragione. Forse Sarri tutti i torti noi, soprattutto quando chiedeva a Giorginio, poteva, doveva avere maggiore supporto. Io su Giorginio a me non fa impazzire, poi per carità, il giocatore preferito di Sarri. Sicuramente gli sarebbe stato utile, però ormai è inutile guardare indietro per quanto mi riguarda. Dico che può servire un regista, preferirei un giovane italiano a quel punto. Dico la verità, Francesco. Ma su Sarri preferirei non pronunciarmi, onestamente. Va bene, quei tifosi non sono juventini, i veri tifosi juventini sanno gioire e soffrire in silenzio, dice Vita Lovece. Andiamo ancora avanti, a gennaio si ritorna sul mercato sicuramente. Pasquale Valletta, che saluto Pirlo, è una persona intelligente, chi l'ha messo su quella panchina ancora di più. Ma infatti io confio, mi fido e strafido di Agnelli, poi tutti possiamo sbagliare. Ora come ora mi sento di dare massima fiducia allo staff e alla dirigenza. Giusto. Allora andiamo avanti. Ce ne sono davvero tanti di messaggi, ragazzi. Allora, ho letto la sua domanda. Allora, qui risponde a Salvatore Chiavetto: ho letto le dichiarazioni di Ferlaino, non le ho ascoltate, ho letto il virgolettato. Ha fatto tra l'altro confusione tra Cabrini e Pessotto. Però vi dico, ragazzi, qualunque cosa dicono, noi non dobbiamo replicare gioco forza allo stesso modo. Se qualcuno va, io ho sentito anche i cori: chi non salta Juventino è pazienza, no, ragazzi. Non per questo noi non diciamo Maradona è stato un grande giocatore o non portiamo rispetto agli avversari. Noi abbiamo il No, nostro studio.
No, voglio Vai. aggiungere solo una cosa. Io penso che il discorso di Gabrini sia stato mal interpretato comunque, perché io penso che Sì. lui intendesse qualche altra cosa. Non... Però vabbè, lasciamo stare, sono dichiarazioni, No, no. se ne assumerà lui le responsabilità. Poi, insomma. Guarda, io ho letto, non so, però ho letto e Fabrini si è anche scusato. Secondo me lui voleva spendere belle parole in realtà. Dico la verità, secondo me sono state interpretate male, forse con un po' di malizia, perché lui voleva spendere delle parole di protezione. Però non entriamo in questo argomento, altrimenti usciamo fuori dal calcio, veniamo sicuramente fraintesi, quindi lasciamo stare. Dice Mohamed Dawei, secondo me il problema non è Pirlo, il problema la campagna acquisti, non abbiamo un centrocampista da Juve. Hawaii, anzi, se non compri giocatori, allenatore poco. Poi sì, ragazzi, torniamo sul discorso del centrocampo. Giustamente, ragazzi, i moduli. Francesco ha fatto un ragionamento tattico di schema, però la qualità, la prima cosa è la qualità dei singoli. Certo. Maurizio, fido per me, fiducia a Pirlo, senza se, senza ma. Io sono d'accordo perché altrimenti, che Giusto. facciamo, ragazzi? Tranne cose clamorose, è chiaro che se non è che dobbiamo andare in Serie B, ma Beh. facciamo il conto. Ci mancherebbe, però. Che facciamo? La Juventus è una società che cambia allenatore ogni anno. Con Sarri ha cambiato allenatore perché l'ha detto Agnelli. Cioè, chi non lo vuole capire vuol dire che non vuole sentire o capire l'italiano. Agnelli ha detto: non è scattata l'alchimia con nessuno all'interno della società. Quindi era una scelta forzata perché è chiaro che l'allenatore non va cambiato quando inizi un campionato dopo il Covid, in questa situazione particolare tra agosto e settembre. È stato cambiato per cause, diciamo, di forza maggiore. Non so se che, perché è chiaro che. Sì. Certo. Tecnicamente non è una scelta giusta cambiare un allenatore che ha vinto il campionato dopo un mese e mezzo, è normale, però se c'è una situazione particolare sei costretto, devi cambiare. No, io mi Allora, aggiungo un attimo al discorso di vai. Maurizio, volevo semplicemente aggiungere che oltre a dare fiducia a Pirlo, e noi la daremo sempre, tolgo un po' le castagne dal fuoco. Se Pirlo un giorno malauguratamente dovesse essere esonerato, perché qui gli allenatori sono sempre in discussione, quindi non scopriamo l'acqua calda, insomma. Se Pirlo un giorno dovesse essere comunque esonerato, da noi, da questa pagina, non verranno mai offese e non verrà mai criticato, perché è un allenatore che non merita critica, ha presentato eleganza, precisione e coraggio, quindi la critica non ci sarà. Possiamo discutere su errori che ha commesso, ma non sentirete mai dire che l'esonero di Pirlo sarà una liberazione, perché non sarà così. No, ma anche Francesco, è che io vorrei capire, tutti quelli che dicono Pirlo non è in grado, ma su quale base? Su 2 o 3 mesi? Magari Pirlo, per carità, potrà anche fallire alla Juve, può succedere, perché poi magari dopo 2 o 3 anni diventa un fenomeno di allenatore, perché fa esperienza, quindi comunque non può essere giudicato, può essere giudicato alla singola stagione, la partita, sì, ma nelle sue abilità presunte o reali da allenatore, secondo me ha delle qualità, vabbè, perché ho visto già delle cose che altri non hanno fatto, le ha le qualità, però al di là del mio parere non può essere giudicato in così breve tempo, se no uno giudica con pregiudizio. Salvatore Drago, stiamo facendo un percorso in giovamento della rosa come il Milan, ma il Milan però era una situazione un po' diversa, però è vero, il Milan ha una squadra molto molto giovane, salvo Ibrahimovic. Salutiamo Federico Ronchetti, la fanno vedere su Sky, se non sbaglio la partita, per rispondere a Sì. Federico. La Juve non deve essere dipendente, sono tantissime domande, Francesco. Non deve essere dipendente da Ronaldo, esatto. Siamo arrivati perché siamo una squadra, esattamente per la squadra. Per questo devono segnare anche gli altri, ragazzi. Come riserva, in certi momenti ti potrebbe dare la marcia in più a livello mentale, forse Mandzukic, diceva. Mandzukic. Soffriamo il centrocampo da anni, ormai è vero, è vero, è vero, è vero. Toni Conti, io voglio vincere il decimo scudetto di fila, lo vogliamo tutti, qua tutti vogliamo vincere, ragazzi, qui con il pareggio con il Benevento, come quello con la Lazio, eravamo, dal punto di vista del tifo, perché stiamo parlando sempre di uno sport, furiosi, cioè la Juve pareggia con la Lazio all'ultimo secondo, pareggia con il Benevento, comunque la vittoria con il Ferencváros non è stata una bella prestazione, non l'abbiamo analizzata, Francesco, ma c'è poco da analizzare, la Juve è scesa in campo un po' molle, Sì. poi ha ripreso la partita, anche se ha creato delle occasioni, per Sì. carità. Certo. Però siamo tutti delusi e durante la partita ci nervosiamo. Però se veniamo qui, urliamo quando la Juve va male, diciamo imprechiamo contro tutti. Quando la Juve va bene, come fanno molti, sono tutti bravi. Allora è inutile che ci seguite perché non facciamo analisi con lucidità, non facciamo analisi tecniche o tattiche. Invece uno deve cercare di mantenere un certo distacco. Dice Maurizio Spido: ci sono spunti di gran calcio. Pirlo è molto onesto e chiaro, è vero. La squadra, come ha detto lui, manca un po' di personalità, ma era tutto prevedibile. Aspettiamo Arturo per darci soddisfazione. Su questo, Francesco, ti voglio dare un assist. Chi dice, io spesso sento Pirlo non dice le cose in faccia. A me Pirlo sembra che dica parole pesanti, solo che lei dice con stile. E qui esprimo un mio parere: il fatto di avere stile o di non averlo, chi non ha stile non vuol dire che è schietto e che è sincero.
Chi vuol capire capisca, mentre chi ha stile non vuol dire che sia una persona che, diciamo, è diplomatica, perché Pirlo con un tono pacato ha sparato, secondo me, delle bordate anche verso i suoi giocatori, ma avendo ragione, non offensive, ha fatto delle osservazioni tecnicamente valide che però sono anche delle frecciatine ai suoi giocatori, se vogliamo leggerle così. Quindi non le manda a dire, non è che sia un allenatore alla giacca e la cravatta è un signorino, assolutamente no, oppure se un allenatore magari non è un super signore, non è un galantuomo, non vuol dire che ti dice le cose in faccia, cioè questo sillogismo non funziona. Io non capisco perché anche su questo Pirlo viene attaccato come, sai, un aziendalista. A me sembra un allenatore che le cose le dice come. Ma dicevano lo stesso di Allegri, non mi sembra che si è rivelato aziendalista, è un allenatore che ha portato avanti il progetto Juve in modo vincente. È lo stesso discorso un po' che facevano di Sarri, perché sembra che noi volevamo criticare Sarri perché indossasse la tuta, a noi poco interessa della tuta e del mozzicone di sigarette, insomma, sono semplicemente dei luoghi comuni. Io penso che Pirlo sia stato anche abbastanza diretto, soprattutto nelle ultime dichiarazioni, specificando che aveva molti calciatori che giocavano nel Parma e nella Fiorentina e che adesso si ritrovano giovanissimi a indossare la maglia della Juventus. Più diretto di così cosa dovrebbe fare, insomma. Ma Io anche su penso che sia... altri. Sì, ma infatti assolutamente, è un allenatore, io penso che sia un allenatore molto molto consapevole anche dei limiti della propria squadra, perciò si lascia andare a certe dichiarazioni. Allora, Mario, non vorrei contraddirvi, no, ma figurati, Mario, ma qui ci stiamo No, non ci confrontando, nessuno mancherebbe. ha la Bibbia. Sacchi Certo. dopo aver perso con l'Ascoli Spagnol, tutti i senatori con Ancelotti in testa volevano mandarlo via. Berlusconi fu chiaro, sì, difese Sacchi, che è uno squadrone, però su Sarri ho visto una debolezza da parte della società, speriamo che avrà ragione, dice Mario. Certo, è una sua opinione legittima, io per carità, tutte le... però il problema, Mario, il problema è che qui non abbiamo neanche la società, perché Agnelli ha parlato anche di società che non si è amalgamata, non è nata l'alchimia verso Certo. l'allenatore. Invece Sacchi era un protetto, era una scelta di Berlusconi, un po' come Pirlo è una scelta di Agnelli. Pirlo sarà D'accordo. giustamente protetto perché l'assunzione di responsabilità è, come diceva Francesco, è della società. Quindi Pirlo sarà protetto maggiormente anche rispetto a Sarri. Perché? Perché Sarri è un allenatore che viene da un background, da un suo pedigree, e a 60 anni era un integralista sotto certi punti di vista e aveva avuto anche dei problemi al Chelsea pur avendo vinto l'Europa League, e non lo cambi più. Pirlo non lo conosci, può evolvere. È stato un grandissimo campione, capisce di calcio, che poi qui si mette anche in dubbio questo. Io penso che quando vede un giocatore lo capisce, sa dove lo deve collocare, e quindi la Juve lo protegge maggiormente perché ancora non ne conosce le potenzialità, perché sa che lo ha buttato, diciamo, in un mare in tempesta, perché ha accelerato un percorso di crescita che sta facendo insieme a questi giovani senza aver fatto neanche il precampionato, cioè una situazione super anomala, e quindi è maggiormente protetto. Questo è vero, ma ci mancherebbe, io sto cercando di spiegare perché. Secondo me, giustamente, viene protetto. Pirlo incarna perfettamente il nostro stile, dice Domenico Bruno. I giocatori non hanno voglia di giocare? No, non credo, rispondo a Gianni Ignazio. Non mi sembra, dai. Sì, c'è stato qualche problema di Sarri all'interno spogliato. È vero, Domenico, se Pirlo facesse la metà di quello che fa De Zerbi, siamo a cavallo. Vabbè, vediamo. Se con Benevento e con l'allenatore della Juve, Sarri ha pareggiato con il Lecce, Sarri è senza uscito Romano. con Lione poi, eh. No, che poi, scusa, no, voglio dire una cosa. Sarri, mi devono ancora spiegare per quale motivo è stato ceduto Emre Can, non è stato dato ancora. Io penso che Emre Can oggi veramente serve come il pane al centrocampo della Juve. Questo, vedi, è uno strascico che ci ha lasciato Sarri, è Vabbè, una piccola io per... macerie che ci ha lasciato. Allora, voi la sapete la mia teoria, io la posso anche ridire, però non vuol dire che sia giusto. Io dico che Pirlo ha preso le macerie, non ha preso una Juve, era una Juve vincente, ma in una situazione, io l'ho detto, il futuro era buio perché non si poteva andare avanti così. Emre Can adesso poteva far comoda la Juve come poteva far comoda l'anno scorso, e lo stesso Mandzukic. Secondo me non ha lasciato una grande eredità. Poi magari per qualcuno mi dirà che Pirlo, non, che scusate, non so, Sarri ha lanciato De Ligt. Io non credo, perché De Ligt si lancia da solo. Dybala ha fatto bene con Sarri, ha fatto benissimo con Sarri, però Dybala, anche viene spesso criticato, per me ha fatto bene anche con Allegri, salvo alcune parentesi, perché molti dimenticano le statistiche, ma soprattutto dimenticano le prestazioni di Dybala con Allegri, che noi abbiamo visto allo stadio dal vivo tante volte, ce le ricordiamo. Certo. Dinamo Kiev, no, si vede su Sky, risponde a Federico Conchetti. Zidane iniziò realmente come Pirlo, non dimentichiamo Roberto Di Matteo al Chelsea, ma quello forse fu più un episodio, credo, però non lo so, figuriamoci. Cosa ne pensi del tuo pupillo Bernardeschi, Francesco? Pupillo Pupillo ovviamente ironico, no, sicuramente. No,
Penso che sia comunque un calciatore in crescita. In questo momento non è un calciatore che merita di giocare titolare alla Juventus, però se continua così nella rosa dei 25 come quinta sesta scelta può essere sicuramente preso in considerazione. Niente, quinta sesta scelta l'hai messo proprio. Io purtroppo Sono sono tre gli molto. per me sono tre attaccanti, quindi potrebbe essere una riserva. Ok, va bene. Allora, il mercato si farà, rispondiamo a Federico Ronchetti. Emre Can, un grandissimo calciatore, dice Maurizio Spitosi, a lui piaceva molto. Io non avrei ceduto Emre Can, siamo ancora qui. Questa squadra manca il regista. Sì, Emre Can non è un frangifrutti, non è un regista. Il regista era, ecco, per esempio, Pjanic. Vi faccio un altro esempio. Francesco, non so se sei d'accordo. Noi avevamo Khedira, vabbè, lo abbiamo ancora, ma sappiamo che non sta giocando. Avevamo comunque Matuidi e Pjanic, sono stati molto criticati anche da noi. Pjanic, personalmente, io l'ho criticato, mi aspettavo di più, però era sicuramente un regista perché per me il suo ruolo era quello. Ok, anche se ha giocato mezzala, ha giocato trequartista, però regista era la sua collocazione, soprattutto in questi ultimi anni di carriera. Matuidi era un campione del mondo, piedi non delicatissimi, però era gente, secondo me, che il momento con la Lazio, con il Benevento, quella malizia, quella furbizia di determinare determinate situazioni, insomma, certi momenti, ecco, non voglio sbagliare il gioco di parole, di essere furbi anche, saper gestire le situazioni, l'avevano. Cosa che magari può mancare ad alcuni giocatori della nostra rosa. Io penso questo, che in questo momento il problema principale della Juventus a centrocampo si chiami Rodrigo Bentancur, perché è una mia idea, Io penso che Arthur non sia stato preso per essere l'alter ego, per assimilare l'identità di Milan Pjanic. Io penso che la Juventus avesse puntato come regista Bentancur, che in questo momento è assolutamente fuori forma e sta deludendo. Di conseguenza si sta provando Arthur in quel ruolo, ma diciamo che Bentancur sta facendo saltare un po' i piani generali, anche un po' della società, poiché non è in forma e non sta giocando. Allora, Michele avrebbe tenuto Pirlo, cioè Pjanic con Pirlo, mentre invece Maurizio confida in Arthur. Allora, io in Arthur ho cominciato a vedere qualcosa che non avevo visto, Francesco, delle verticalizzazioni, quantomeno il pallone che non va solo rasoterra ma si alza, quindi vuol dire che il calcio lo ha anche. Dobbiamo vedere se, insomma, ci fa vedere appunto qualcosa in più e di più efficace. Vediamo, vediamo. Domenico, io Allora. non so se Arthur ha certe caratteristiche, sono onesto nel Sì, dirlo, spero di è sbagliarmi, vero. non lo so se ha certe caratteristiche. È il dubbio che ci stiamo portando avanti. Allora, Francesco, io direi di andare un pochino. Abbiamo tantissime domande oggi. Bentancur può fare regista? Non capisco cosa sta succedendo. Sì, il regista anche per me lo può fare, anche se non è un regista purissimo, però deve trovare la sua collocazione, sicuramente. Io direi andiamo un pochino avanti così. Dunque, vediamo un po'. Juve, Dinamo Kiev, Francesco, abbiamo visto, abbiamo recuperato Bonucci. Tornerà Chiellini probabilmente nel derby. Dovremmo recuperare Demiral. Forse torna Alex Sandro. Tornerà CR7. Penso che giochi Morata perché è squalificato in campionato. Insomma, pensi comunque che questa partita la Juventus affronterà per vincerla chiaramente? O Pirlo si affiderà un po' al turnover? O credi che voglia tentare l'assalto al primo posto nel girone? Che non è per nulla semplice. Io sarei sorpreso, dico la verità. Guarda, io non so cosa farà Pirlo, io ti dico il mio pensiero, io spero che Pirlo utilizzi questa partita per fare determinati test, perché poi è un test anche importante perché si gioca in campo europeo e questa è l'occasione per passare con un centrocampo a tre, magari con calciatori un po' più fisici, inserendo McKennie e facendo un po' di turnover, dando un po' di riposo ad esempio a Cuadrado. Spero che Pirlo utilizzi questa partita per testare un 4-3-3 puro, abbassando magari Dybala come esterno destro, anche se sappiamo benissimo qual è il suo ruolo. Però io voglio aprire una piccola parentesi. Il 4-3-3 è un ruolo che è un modulo che può dare la possibilità a tanti calciatori come Chiesa, come a Kulusevski, di esprimersi meglio, come lo stesso Bernardeschi, come a Morata, di esprimersi meglio e di adattare Ronaldo in una posizione a lui più consona. Spero che questa partita venga utilizzata come test per cercare di passare al centrocampo a tre. Perché voglio ricordare che se giochi col centrocampo a due, Arthur si abbassa, Rabiot resta nella terra di nessuno. Con un altro centrocampista riusciamo a far salire il baricentro e possiamo aumentare i nostri inserimenti in area. Incrociamo le dita. Veramente lì, Francesco, abbiamo un po' il discorso dei terzini perché poi abbiamo solo Danilo a destra con Cuadrado, a sinistra c'è Sandro, può essere Frabotto. Sandro. Non abbiamo perché, per questo io ho preso tanti esterni perché pensava di giocare magari con un terzino puro, forse sai il Sandro della situazione, e poi ibridare un po' alcuni come Danilo, insomma, eccetera. Questa è la verità. Dobbiamo vedere un po', però, sicuramente la Juve, un altro problema che mi sento dire: non abbiamo ancora un 11 titolare, però è anche vero che abbiamo, questo è un anno che è difficile per tutti: c'è il Covid, gli infortuni, le squalifiche.
e questo non ha aiutato l'allenatore sicuramente. Ancora vediamo un pochino cosa ci dicono. Adrien Rabiot, altro pupillo di Francesco Pinzolio in Grande campo, dice crescita, Rabiot in Claudio grande crescita, Rovello. in Dice grande Claudio Rovello vuole a crescita. Pinzolio in campo. Allora, Francesco, invece io vorrei saltare però questa partita perché non perché non sia importante, ma credo che ragazzi, adesso veramente auspicando magari che il derby sia di appunto positivo come fu in quella rimonta, non siamo ancora in quella situazione, però non siamo messi benissimo. Francesco, posso anche poi mandare in onda eventualmente, anzi leggo un po' la classifica: il Milan ne ha 23, Inter 18, il Sassuolo 18, poi c'è il gruppone al netto del, insomma, sappiamo della giustizia sportiva cosa ha deciso, dovrebbe rimanere così la decisione, però Juventus, Napoli, Roma 17 punti. Ok, quindi c'è il gruppone, il Milan è primo con 6 punti di vantaggio sulla Juve, che tra l'altro è anche la miglior difesa. Non è ancora un distacco irrecuperabile, però cominciamo un pochino a perdere terreno e non possiamo perderne ancora. Questo derby sarà la svolta, deve essere la svolta, Francesco. Lo chiedo anche ai nostri Sì, amici, dai. noi lo chiediamo anche a voi, vediamo un po' cosa ne pensate. Io più che svolta, diciamo che la nostra svolta doveva essere 3 giornate fa, e abbiamo cominciato bene, poi siamo incappati in questo pareggio col Benevento. Penso che questa partita comunque è importante perché un derby possa dare comunque, non dico una svolta, però possa dare un po' più di consapevolezza alla squadra. Avremo un'assenza importante che è del nostro bomber che è Morata, quindi penso che Dybala debba assumersi delle grandi responsabilità. Fortunatamente in campo ci sarà, speriamo, anche Ronaldo. L'assenza di Morata sarà un'assenza che peserà tantissimo e quando giochi con Ronaldo e con Dybala, calciatori che ritornano in fase difensiva sempre meno, è importante avere centrocampisti fisici che fanno densità e che diano una mano. Occhio a McKennie nel derby. Ah, tu ti aspetti un McKennie, insomma, o la Sì. svolta, la grande Bond dice Claudio, no, deve essere la svolta, ragazzi. Io mi aspetto, sì, io mi aspetto Dybala perché giustamente dovrà giocare, che a meno che Pirlo non schieri Kulusevski, non schieri un tridente, non so, con Chiesa, Kulusevski, Ronaldo, tutto è possibile, anche se Ronaldo punta centrale non la fa. Io credo che Dybala, Pirlo gli dia questa possibilità perché la società, lo ha detto anche Paratici, ha detto come fu criticato secondo noi ingiustamente De Ligt, ma noi l'abbiamo sempre difeso perché erano solo dei falli di mano anche casuali. Però le prestazioni io non le vedevo, per me non erano negative, così ha difeso Dybala. Vediamo Michele Di Raso, il campionato 2015-16, proprio nel Torino, esatto questo, ho detto ci fu la svolta, e lì eravamo messi ancora peggio, però ragazzi non ci dobbiamo trovare in quella situazione, perché? Perché adesso vi recupero immediatamente un pochino la nostra situazione attuale, ossia questo è il calendario, Francesco, aspetto, Sì. sbagliato, vediamo se lo riesco, ecco qui. Allora, non so se lo vedono, abbiamo praticamente la Dinamo Kiev mercoledì, poi subito il derby sabato e il Barcellona il martedì, ancora la domenica il Genoa, mercoledì l'Atalanta, Parma di sabato e martedì la Fiorentina. Quindi, come vedete, è un calendario fittissimo. Quindi si gioca davvero ogni 3 giorni, cioè noi giochiamo mercoledì per fortuna in casa, quindi non ci sono viaggi, eccetera, e poi 2 giorni di riposo, quindi non ci si allena perché defaticamento, un giorno di preparazione anche tattica alla gara, un po' di allenamento e sabato si scende di nuovo in campo, idem con il Barcellona e così via. Quindi davvero non Pirlo l'ha detto, allenerò pochissimo, disparlò di 4 giorni, ricordo, in questo periodo, in questo mese. È il mese cruciale, vale per la Juve, vale per le altre squadre. Tra l'altro, noi facciamo la Champions, il Torino sarà riposato, quindi per me è una partita molto insidiosa. Può essere, anche se il Torino l'ho visto con l'Inter, per esempio, per me ha giocato bene, poi come ha subito il primo gol dell'Inter, si è sciolto proprio come neve al sole, come si suol dire. Si è sciolto, quindi è una squadra che anche mentalmente ha chiaramente è in difficoltà, ha delle carenze, quindi potremo anche approfittarne. Questa però è una, anche mentalmente la Juve non è proprio al top, Francesco. 7 partite in 20 giorni. Tra l'altro, nella partita che arriva subito dopo il Genoa c'è l'Atalanta, quindi un turno infrasettimanale. Pirlo allenerà pochissimo la squadra, quindi c'è bisogno che chi è giovane e ha poca esperienza cresca nell'immediato e cresca in questi 20 giorni. Non so come, ma lo deve fare. Spero di avere a disposizione Cristiano Ronaldo a pieno regime. Spero in un Dybala in rapida ripresa. Noi abbiamo auspicato che nel giro di un paio di settimane dovremo cominciare a vedere, non dico il vero Dybala, ma un Dybala in rapidissima crescita. E questo per noi potrebbe veramente cambiare la stagione, veramente in positivo.
con la partita della Dinamo possiamo dare un po' di riposo a Cuadrado, che in questi 20 giorni sarà fondamentale. Un calciatore come Cuadrado sarà fondamentale, come sarà fondamentale il recupero di Bonucci, perché la coppia centrale sarà De Ligt insieme a Bonucci. Quindi i due difensori prima riescono a trovare l'intesa, meglio è per noi, soprattutto quando arriviamo alla partita con l'Atalanta. Poi, signori, Champions, diciamoci le cose come stanno. Abbiamo superato il turno, adesso ce la giochiamo a viso aperto a quello che succede, soprattutto nella partita con il Barcellona. Poi, però in questo momento la priorità ce l'ha assolutamente il campionato, quindi i giovani devono crescere e soprattutto chi ha giocato poco deve riuscire a trovare l'intesa il prima possibile. Allora, Francesco, andiamo in chiusura con due piccole parentesi. Allora, ci sarà Stéphanie Frappart che ad arbitrare per la prima volta una donna, quindi arbitrerà una partita di Champions. Tra l'altro, un arbitro bravissimo, ha arbitrato già in League One, in Europa League, ora arbitra per la prima volta in Champions League, ha arbitrato la finale di Supercoppa Europea, se non erro, nel 2019, e hanno speso grandi parole per quest'arbitro, anche Klopp e altri famosi allenatori. Quindi io sinceramente, Francesco, fammi passare a battuta, io sono più tranquillo che arbitri, insomma, quest'arbitro, perché ultimamente con i maschietti, diciamo così, non stiamo andando tanto, non siamo molto fortunati. Magari con un arbitro donna siamo più fortunati, perché la donna magari è più brava di noi uomini, chi lo sa. Io ho letto alcune persone che dubitavano, invece vi assicuro che è un professionista, insomma, è un arbitro molto bravo, da quello che ho letto e quel po' che ho visto. Spero si faccia condizionare meno rispetto ai maschietti, questa è la cosa principale, però sono molto contento, sicuramente è una notizia importante e fa capire quanto il calcio si stia evolvendo e quanto ci sia la possibilità comunque di coinvolgere anche le donne nel calcio maschile, insomma, questa è una cosa molto importante, è un sinonimo di grande evoluzione, di passi avanti. Infatti anche Saragama, che è il capitano, il difensore di Juventus, ha avuto una nomina importante. Insomma, ormai il calcio femminile in Italia ancora non sono professionisti, ma si sta lavorando per farle diventare delle professioniste come lo sono in altri paesi esteri. Io sinceramente sono contento di questa cosa, dico la verità. Ci chiedono se Alexandro gioca domenica, non lo so, sinceramente dobbiamo dire, perché è in condizioni fisiche un pochino, insomma, in fase di ripresa. Il campionato è lento, con un paio di vittorie non si può dire, possiamo riprenderci la vetta, ha ragione Maurizio, però noto anche che la Juve, se non sbaglio, sono 17 partite, quindi ce lo portiamo dall'anno scorso, che non vince due partite consecutive in campionato. Ho letto questa Bene. statistica, però non l'ho verificata. Ok, bene. Bene. Quindi evidentemente abbiamo un problema di continuità, per questo io dopo Juve Cagliari dicevo continuità, continuità, continuità. Andiamo rapidi in chiusura, Francesco, l'ultimo argomento. Allora, questo, noi come ogni mese, insomma, nominiamo il nostro MVP, ok? Per la partita, non abbiamo detto per la partita, insomma, con il Benetton abbiamo comunque nominato per la singola partita Morata, perché comunque anche nel bene e nel male è stato il giocatore, comunque almeno assegnato, era quello più vivo, anche nelle proteste, insomma, era vivo, a parte anche De Ligt, l'abbiamo ritenuto l'MVP. Questo mese intendiamo fare un qualcosa di diverso interagendo anche con chi ci segue, e faremo anche dei sondaggi su Telegram, quindi seguiteci anche su Telegram, perché arrivano tutte le notifiche, le faremo su Facebook. Chiederemo ai nostri amici di votare l'MVP miglior giocatore del mese di novembre. Noi daremo la nostra opinione ed è questa: Cristiano Ronaldo per il mese di novembre. Già lo annunciamo, poi lo pubblicheremo come facciamo sempre, però intendiamo anche continuare questa interazione. Ecco, Lucio dice faccio il tifo per l'arbitro, su questa interazione con i nostri amici, perché vogliamo essere sempre più appunto interattivi. Quindi poi vi coinvolgeremo e verrà eletto ogni mese l'MVP di tutti i nostri followers, che tra l'altro siamo prossimi ai 1000, quindi ringraziamo i nostri amici, tutti i nostri followers eleggeranno l'MVP del mese, e poi alla fine di fine anno, eccetera, eccetera. Quindi restate sintonizzati, come si suol dire, perché parteciperete a questa, insomma, sarete voi gli elettori, per come, nel vero senso della parola. Francesco, io ti do la parola, insomma, anche per un pensiero, sai, vuoi esternare un altro pensiero, un pensiero finale, e dico anche ai nostri amici che chiaramente andiamo anche in chiusura. Assolutamente sì, Pirlo parlava di 10 finali, purtroppo siamo inceppati un po', siamo un po' inciampati nella terza. Questo non vuol dire che è qualcosa di compromesso, non c'è nulla di compromesso, l'ha detto anche Maurizio Spirito nei commenti, il campionato è corto, servono due vittorie e perché no, cominciare nel derby sarebbe una cosa molto importante anche per dare anche un po' di consapevolezza a questa squadra. Io onestamente ho qualche paura riguardante il centrocampo, ancora non vedo un timoniere, ancora non vedo un leader, magari
magari ci saranno delle sorprese nelle prossime giornate, magari come ho specificato, anche per restare coerente con il mio pensiero, un centrocampo a tre potrebbe portare giovamento e dare un po' più di solidità, perché ho notato che da quando giochiamo col centrocampo a due molto spesso prendiamo i cosiddetti contropiedi, e quello che sta mostrando Domenico in questo momento è la nostra pagina Facebook, è la nostra pagina YouTube, chiedo scusa. Feedback bianconero, dove potete iscrivervi attivando la campanella. Vi arriverà, come ho già detto prima all'inizio della trasmissione, la notifica quando ci sono pillole e quando ci sono video. Io colgo l'occasione e prendo questo spazio anche per ringraziarvi per una trasmissione che viene fatta basandosi semplicemente sulla nostra passione, perché non percepiamo, non abbiamo nessun tornaconto, non c'è uno scopo di lucro. Quindi, vedendo il riscontro che comunque riusciamo ad avere, soprattutto nel post di oggi, abbiamo quasi raggiunto i 140 commenti, tantissimi like, superiamo quasi le 3.000-4.000 visualizzazioni ogni volta che facciamo una puntata. Questi sono numeri che per adesso sono molto, molto, molto importanti. Questo accade grazie a voi, grazie al vostro supporto e grazie alla voglia che avete comunque di seguirci. Non ci vedrete mai offendere alcun calciatore, non ci vedrete mai offendere qualcuno che non abbia la nostra stessa idea. Noi siamo apertissimi nel dialogo anche con tifosi di altre squadre, quindi non abbiamo alcun problema a confrontarci. Oggi nel post, ma succede, ci sono stati anche degli insulti nei nostri confronti, ce l'hanno detto anche un po' di tutti i colori, ma non tutti possono essere d'accordo con noi, e anche questo è il bello del calcio. Non vedrete mai che risponderemo in modo, tra virgolette, sui generis, cercheremo sempre di argomentare in modo abbastanza tranquillo e trattare i temi in modo abbastanza rilassato, così come dovrebbe essere fatto in qualsiasi trasmissione, in qualsiasi diretta, però ognuno poi alla fine è libero di fare ciò che vuole. Continuiamo a ribadire il nostro sostegno per Andrea Pirlo, continuiamo a ribadire il nostro sostegno per la pagina. E vi ricordo comunque di continuarci a seguire su Instagram e soprattutto di continuarci a seguire anche su Telegram. Passo la palla a Domenico. Siamo vicini ai 1.000 follower, per noi è un grandissimo traguardo, e quando raggiungeremo questo risultato ci sarà anche una bella sorpresa per tutti quanti voi. Quindi passo la palla a Domenico e lo ringrazio per la sua No. ospitalità anche questa sera. No, 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 grazie Francesco, hai davvero detto tutto e soprattutto il punto del linguaggio noi ci teniamo molto, quindi insomma potete pensarla tranquillamente in modo diverso, però anche tra di voi ho visto dei commenti, un po' le persone si beccavano, cerchiamo di essere sempre, tanto siamo tutti tifosi della Juve, vogliamo tutti vincere, quando non vince la Juve rimaniamo tutti quanti, siamo tutti dispiaciuti, è normale, soprattutto nell'immediatezza siamo nervosi, però dobbiamo essere anche lucidi, ma soprattutto rispettarci, e noi rispetteremo sempre anche gli avversari, tant'è vero che vi annuncio che in prossime puntate, magari nel big match, come può essere, non so, un Juve-Milan, un Juve-Napoli, Juventus, potremo anche avere degli ospiti che rappresentano magari altre squadre, ci confronteremo, perché comunque il calcio è uno sport e bisogna anche sapersi confrontare con gli altri, insomma anche con il sorriso. Allora sì, rispondo a Tony Conte. Allora, Tony, le dirette sempre il lunedì alle 22, siamo sempre in diretta, precisi come un orologio svizzero, salvo imprevisti, oppure se gioca la Juve chiaramente siamo costretti a cambiare il giorno e l'ora, però ci trovi sempre alle 22, facciamo quest'ora e 10 insieme, analizziamo un po' le partite. Durante la settimana trovate sempre le pillole tra il mercoledì e il venerdì, tendenzialmente almeno una pillola a settimana la trovate anche su YouTube, per questo vi dico iscrivetevi anche su YouTube e attivate la campanella per le notifiche, come ha detto Francesco, e poi se abbiamo degli speciali, facciamo degli speciali, avvisiamo anche su Telegram, per questo dico seguiteci su tutti i social, però tendenzialmente il lunedì siamo sempre live. Perfetto, io ringrazio davvero tutti in questi ultimi giorni, soprattutto tantissime interazioni, anche oggi Francesco tantissimi commenti. Voglio Bene. ringraziare nuovamente Vincenzo Di Caterino che insomma sta davvero dando un contributo anche importante e innovativo alla nostra pagina, come l'hanno dato anche altri, lo daranno anche altri. Ringrazio nuovamente te e tutti gli amici che ci stanno seguendo. Ragazzi, forza Juve! Speriamo già di vincere mercoledì e di soprattutto vincere questo benedetto derby, in modo che lunedì magari ci vediamo con una posizione in classifica, insomma, migliore. Però sosteniamo i nostri giocatori e il nostro allenatore, perché in questo momento ci sono praticamente 7 partite nel giro di neanche un mese, di 20 giorni,
Non credo che si possa cambiare l'allenatore. Se andiamo a criticare i ragazzi, sicuramente magari non ci sentono neanche, ma non creiamo un ambiente consono per ottenere delle vittorie. Quindi noi dobbiamo fare in questo senso i tifosi. Chiaramente analizziamo con lucidità. Saluto anche Mario Palmirani, saluto tutti, chiaramente, però dobbiamo sostenere la nostra società. Credo che negli ultimi 9 anni, almeno in Italia, siamo stati tifosi più fortunati. Questo mi sento di poterlo dire. Quindi penso che la nostra società sappia quello che fa. Con questo abbraccio a tutti e come sempre grazie per la vostra attenzione. Un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao. Ciao!